Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Bene, devo dire che un po' lo volevo fare, però nello stesso tempo non immaginavo di riuscire a farlo questo perché non riuscivo a trovare la tanto famosa crema a pan di stelle. Poi oggi mi sono trovato per caso in un bar di Grosseto, l'ho vista e ho buttato 9,90 euro come i bambini. Quale occasione migliore per fare il primo mukbang del canale? Ma siccome fare un video dove mangio e basta mi sa un po' di ASMR mal riuscito e io non faccio più ASMR, mentre mi preparo il biscottino, parliamo un attimo. Prima però facciamo l'assaggio ufficiale, il primo. Crema di nocciole, niente più e niente meno al primo assaggio, vediamo. Di cosa vi volevo parlare in questo pseudo mukbang? Vi volevo parlare di una notizia falsa di cui si è tornato a parlare, ma che ha colpito l'amato Danilo Bertazzi, che forse conoscete meglio come Tonia Cartonia, nei primi tempi delle bufale. La notizia fortissima riportata era che il nostro amato protagonista della televisione sarebbe morto per overdose. Quindi non una morte così a caso, non lo so, il poverino ha fatto l'incidente stradale, no, proprio overdose. Peccato per chi gliela gufava e meno male per noi che non era vero. Io sono incapace con il cucchiaio, per cui mentre parlo, scusate ma puccio. Peccato per chi gliela gufava che non fosse vero e che lui scriva attualmente un programma per bambini su Rai Yoyo, oltre a varie collaborazioni che ha fatto. E qualcuno mi potrebbe dire, ma come? Non ti ricordi neanche bene cosa abbia fatto in TV e adesso sei un suo fan. Beh, io sono da tanti anni che non guardo la televisione. Però, prima di apprendere di questa falsa notizia, Danilo era stato oggetto di un'intervista in quanto ha deciso di fare coming out, di dichiararsi come gay. E io l'ho molto apprezzato, non soltanto perché io sono un fan del coming out, ma perché in un'epoca in cui c'è ancora bisogno di fare coming out, forse mi sono ripetuto, questo gesto pubblico è importante per tutti coloro che considerano ancora anormale essere gay, per tutti quei ragazzini, quelle ragazzine che si scoprono attratti e attratte solo o perché no anche dal loro stesso sesso, perché
la sessualità è molto fluida, non siamo suddivisi in gay ed etero, che già guardano in televisione e dicono dentro di sé, ma beh, ah però, guarda Danilo com'è felice, anche un compagno da 7 anni, forse questo potrà succedere anche per me. Almeno, io penso questo perché anch'io sono stato un ragazzino terrorizzato dal proprio orientamento. E quindi, secondo me serve ancora. Ma tornando al discorso di partenza, sto passando di palo in frasca. Io mi domando. Lo so, non è stata l'unica volta che è successo. Hanno fatto morire personaggi tipo 3-4 volte anche. Come dice Danilo, è lunga dargli la vita, ma che gusto ci provate? Che gusto ci provate a far morire le persone per fare un po' di notizia? Ma io spero che queste persone abbiano toccato ferro, se erano portatrici di pendolo, che si siano toccati le balls, perché veramente siete pessimi, pessimi, pessimi. Ora poi mi pulisco la bocca e ce l'ho il tovagliolo, scusate. Tra l'altro, il carissimo Danilo, che non vedevo via video o foto da tanti anni, è veramente un gran pezzo di figo. E io pensavo sinceramente che avesse meno anni dei 59 che ha in effetti, perché li porta veramente molto molto bene. Spero quando avrò la sua età di, tra virgolette, conservarmi altrettanto bene. Voglio raccontarvi questo piccolo aneddoto prima di finire la mia merendina. Lui è stato carinissimo con me perché io sono un po' stupido, un po' ansioso su certe cose, no? Vedevo che rispondevo un po' a tutti e a me no, e ho pensato che questa cosa fosse dovuta al fatto che io mi perdevo in complimenti estetici. Ah, ha fatto 2 più 2 e mi sono anche dato un po' nello stupido, perché comunque lui è un fidanzato. E ho detto, beh, forse sono stato esagerato e non mi risponde per quello. E quindi, pieno di paturnie, l'ho contattato, gli ho detto questa cosa. Infatti ne parlo perché lui lo sa, abbiamo già chiarito da un bel po'. E ho scoperto di essermi sbagliato. Tant'è che ci siamo poi anche risentiti per gli auguri del suo compleanno. E mi ha fatto un invito, mi ha invitato a prendere il caffè a Torino. Ora, il problema è, a questo punto è mio, cioè continua ad essere mio, nel senso che io non ho chi mi accompagna a Torino. Comunque, se ci riuscirò, sicuramente se organizzerò un viaggio del genere per più giorni, perché sono un po' lontano, gli scriverò sicuramente un messaggio su Instagram e vedremo se lui avrà voglia di fare e pubblicare magari una foto insieme. Ricapitolando, la tanto decantata crema pannistella è buona, sì, ma non che sia sta grande novità. A grandi linee, recensione positiva. Fatemi sapere se qualora mangiassi qualcosa di particolare, volete altri mukbang. Io spero che il video vi sia piaciuto. Mando un abbraccione a Danilo, a cui penso di far vedere questo video se non farà troppo schifo. Per chi segue YouTube, ricordo, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Aiutatemi a condividere questo video anche se arrivo in netto ritardo rispetto alla massa. E
attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!